Si è tenuta oggi a Santa Maria la Nova l'iniziativa dal titolo Incontro sul gioco d'azzardo patologico, un confronto sulle iniziative della pubblica amministrazione. Cioè, se il sistema dipartimento che programma e gestisce tutti i servizi che si confrontano con le dipendenze è un sistema, questo sistema deve garantire un modo uniforme di dare risposta alle varie dipendenze. All'incontro promosso dalla città metropolitana di Napoli sono intervenuti tra gli altri Virginia Amabile, assessore del comune di Anacapri, Stefano Vecchio, direttore del dipartimento dipendenze dell'ASL Napoli 1 ed Enrico Panini, vice sindaco del comune di Napoli. Si sa che i cocainomani sono i sottoproprietari, i cocainomani sono il ceto medio e insomma dicono vabbè, insomma, noi, molte persone che usano cocaina non vengono ai servizi perché si sentono troppo stigmatizzati. Il giocatore d'azzardo ancora di più, che loro dicono ma io mica sono tossicodipendente, io sono giocatore d'azzardo patologico. Ora, questo elemento è un elemento molto negativo anche per le persone che si rivolgono ai servizi, perché è come se già da questa loro posizione rispetto alla loro problematica determinasse un ulteriore ostacolo. Quindi il nostro tentativo è stato quello di offrire tutti i servizi, offrono degli spazi di accoglienza che naturalmente sono specifici, con degli orari specifici, con degli operatori anche dedicati, ma dentro lo stesso contesto. E quando le persone che vengono accolte, che iniziano un programma, mostrano delle problematicità specifiche, noi abbiamo istituito due strutture sovradistrettuali, cittadine, aziendali, all'interno delle quali si fanno delle attività specifiche. Queste strutture sono inserite all'interno di due centri diurni, che noi all'ASL poi ne abbiamo 5 centri diurni, 4 territoriali che fanno attività socio-riabilitative in generale, e uno all'interno della casa circondariale di Poggioreale. Guardate, in questa realtà di innovazione noi abbiamo 3 servizi innovativi. Noi realizziamo queste attività in integrazione con le cooperative sociali, il cosiddetto terzo settore. Evidentemente gli operatori pubblici da soli non sono in grado di gestire la complessità. Più ci si confronta con nuovi aspetti del fenomeno, più è necessario che il sistema pubblico integri all'interno delle proprie risorse anche risorse, diciamo, più sociali, ma le faccia diventare parte del sistema pubblico, non esternalizzando servizi.